Salve a tutti. Grazie a Luca e Simona per averci invitato, siamo felicissimi di essere qui. Io sono Marcello Bondavalli, uno dei tre soci di Studio Walk, gli altri sono Carlo Alberto Tagliabue e Nicola Brenna. Siamo uno studio che quasi da una decina d'anni insomma, esiste e ci concentriamo su un tema che è quello della qualità dell'abitare. Qualità dell'abitare che per noi parte dal concetto di habitat e che diciamo, rimanda a pensare, disegnare e costruire delle condizioni positive ambientali. E questa diciamo, ricerca permea un po' tutte le scale di progetto. Come tanti di voi, anche noi soprattutto all'inizio siamo partiti macinando un sacco di concorsi, per cui questi principi cercavamo di attuarli a scale urbane, per cui da 30.000 metri quadri e quasi avendo devo dire, una vita bipolare, in realtà poi negli stessi giorni o mesi realizzavamo interni magari da 30 metri quadri. Per cui all'inizio questa doppia vita è stata comunque abbastanza una scuola, una palestra per capire alcuni temi che secondo noi comunque sono importanti. Soprattutto in un periodo adesso dove l'abitare, in post lockdown o quantomeno in questo nuovo scenario diciamo futuri, per esempio non abbiamo tantissime risposte, ma solamente alcuni punti secondo me importanti e ritornano alla qualità dello spazio. Giochiamo spesso con volumi che dividono e delimitano lo spazio anche in altezza. Patrimonio edilizio italiano, per cui quando andiamo a recuperare o a lavorare su edifici storici importanti come in questo caso la Cabrutta, cerchiamo di valorizzare e salvare anche quello che in questo caso era stato alcuni appunto, dettagli del progetto di Giovanni Muzio. Cerchiamo di lavorare sempre tra il rapporto tra lo spazio esterno e lo spazio interno e quando possiamo cerchiamo di fare pareti vetrate e non finestre, soprattutto in spazi magari di dimensioni ridotte. Ci piace lavorare molto sull'arredo su misura, facendolo diventare un dispositivo che interagisce con l'abitante, con lo spazio e che crea a volte anche delle proprie vere gerarchie, attraverso anche l'uso del colore. Fondamentale per noi parte del nostro lavoro è proprio la ricerca sui materiali, lo studio e per questo è importante anche il rapporto che abbiamo con i produttori di materiali stessi che andiamo spesso a visitare quando ci invitano o comunque andiamo a visitare i loro archivi per capire le qualità dei materiali stessi e ne camponiamo tantissimi. Questo per esempio è un intervento che stiamo facendo nelle Langhe, per una cascina, dove abbiamo campionato diversi colori di cemento per arrivare a una cromia che dialogasse con le pietre locali che costituiscono i muri delle facciate. Questa nostra attenzione al paesaggio si manifesta anche e soprattutto attraverso numerosi sopralluoghi che noi facciamo ancora prima di progettare per capire l'atmosfera, intesa come luci, materiali e anche diciamo, elementi tipici di ogni contesto. Vi vogliamo far vedere un solo progetto che per noi è stato importante e che anche per alcuni aspetti ci ha diciamo, portato anche molti altri lavori e che esemplifica forse un concetto che in questa fase di super bonus 110, dove ovviamente il tema della riqualificazione energetica degli edifici è sulla bocca di tutti, ma anche e soprattutto un tema fondamentale per un risparmio energetico, ma da maneggiare con cura. Ci teniamo a sottolineare com'è il nostro approccio alla sostenibilità, una sostenibilità che non è solamente muscolarmente impiantistica, ma che invece deve comunque tenere alla qualità dell'edificio, senza ovviamente dando per scontato che poi esso funzioni in maniera moderna. Il progetto che vi facciamo vedere è una ristrutturazione, una casa di campagna al Chievo, alle porte di Verona, dove abbiamo creato una casa di campagna per una famiglia veronese all'interno di un vecchio fienile. Il tema era diciamo, difficile perché fa parte di un complesso di edilizio più grande che non toccavamo, per cui per noi è stato fondamentale capire come intervenire solo in una parte, creando un'architettura moderna ma che al tempo stesso non inficiasse la qualità dell'insieme. Assieme alla casa abbiamo progettato gli spazi aperti e il giardino che circonda tutta la casa e attraverso limiti e densità diverse della vegetazione e attraverso lo studio e la scelta della vegetazione stessa abbiamo creato un giardino che cambia durante l'anno e che crea delle divisioni all'interno dello spazio della corte.
Fondamentale era quest'albero, una magnolia che era molto cara ai committenti, che noi abbiamo fatto diventare il fulcro degli spazi aperti e che fa quasi e che dialoga sia con la casa ma e con la piscina, che è incastonata in un tappeto lapideo che diciamo sorge in mezzo al prato. Fondamentale è, come in altri casi, per noi è stata recuperare l'identità dell'edificio, come questo era lo stato di fatto. Come molti edifici rurali della zona, l'arco sulle facciate laterali è un elemento che ricorre tantissimo e noi abbiamo riaperto un arco che era stato temporaneamente murato per ridare proprio tutto un altro tipo di respiro a questa facciata. E abbiamo al contempo distaccato l'intonaco per riportare i cocci di fiume, di sassi, del fiume che scorre a pochi metri da questa casa, che diciamo caratterizzassero ancora le facciate. E le nuove finestre che sono state necessarie ovviamente per illuminare le nuove stanze dell'abitazione, pur essendo chiaramente moderne, in realtà affondano le loro radici nella tradizione dell'architettura rurale veronese, dove spesso capita che in queste murature di pietra ci sono degli elementi monolitici di pietra, di biancone della Lessina, che è una pietra locale delle prealpi veronesi, che noi abbiamo reinterpretato ovviamente in chiave contemporanea, sempre come elementi monolitici incastonati nella facciata che ospitano poi dei nuovi serramenti in legno. Questa è la facciata sud, invece, verso la corte, che è stata reinterpretata anche in questo caso in chiave moderna attraverso una facciata con montanti lignei verticali, che anche questa ricorda, diciamo, le tamponature tipiche anche in Lombardia, ma anche in Veneto, soprattutto per la produzione dell'amarone per essiccare l'uva, per i fienili e non solo. Per cui, diciamo, è una facciata che comunque dialoga con il giardino, che è parte essenziale della casa e che, come dicevo prima, in tutte le stagioni muta, come poi vedremo in una successiva foto. Appunto, interno e esterno, come nelle piccole case, anche in questo caso per noi era fondamentale, dalla pianta, che è molto semplice, si capisce che c'è una volontà di forte dialogo tra giardino e spazio abitato. Un grande serramento in legno arretrato in cornice all'arco, che è stato riaperto, che ovviamente ricorda, citandolo quasi, Carlo Scarpa a Castelvecchio, dove anch'esso si diciamo, relazionava con la storia di archi della facciata. È un serramento che incornicia l'albero di cui parlavo prima, per cui diventa un protagonista anche dello spazio interno, e questo serramento diventa, per le sue dimensioni e per la sua posizione, una grande soglia, per cui una transizione tra spazio esterno e spazio interno. E come in questa foto invece vuole esemplificare quasi un punto di osservazione sulla natura, ovviamente esterna, e dove, come il giardino è parte integrante di questa casa di campagna. Ogni finestra poi ha una soglia comunque in larice per diventare comunque un piccolo luogo dove stare o dove appoggiare degli oggetti, e soprattutto durante il tramonto le ombre che la magnolia crea sulla facciata anche in questo caso diventano un dialogo tra natura ed edificio. Lo spazio abitato interno è abbastanza semplice in realtà, anche se molto complesso. Affascinati dalla composizione di semplici volumi, abbiamo diciamo enfatizzato l'arco attraverso lo spazio vuoto e attraverso i rivestimenti in legno abbiamo creato una specie di volume appeso, sospeso, un po' anch'esso per richiamare l'idea e i materiali dei vecchi fienili. Luce e materiali, appunto, come spiegavo prima, per noi sono fondamentali e è un grande strumento di lavoro che usiamo non solo per presentare il progetto, ma soprattutto durante le fasi di progetto, è l'uso di modelli, in questo caso anche abbastanza grandi, questo era al 20, che però ci permettono di studiare come la luce interagisce con lo spazio, perché i render non ci danno abbastanza soddisfazione. E anche in questo caso attraverso una campionatura attenta e completa di tutti i materiali abbiamo potuto affinare la selezione e il loro accostamento. Sono tutti materiali della tradizione anche se utilizzati in chiave contemporanea. Il multistrato di betulla, materiale semplice ed economico, è utilizzato soprattutto nello spazio aperto e a tutta altezza per dare comunque una scala umana e residenziale, perché segna i 2,70 m, e la pietra chiara di Vicenza comunque esalta la luce essendo soffice e chiara. Non va più avanti? Ok, con questa foto concludo, e per noi è forse la nostra foto preferita,
perché un po' esemplifica questo concetto che cercavo di spiegare prima. Questa è una casa contemporanea, ma che sembra lì da sempre. Si fonde, si confonde con l'edificio esistente e con il paesaggio circostante. Possiamo dire che, pur essendo in classe A e quant'altro, è un'architettura contemporanea, ma che salvaguarda il paesaggio, senza una prova muscolare di pannellature o eccetera eccetera. E mi piace sempre concludere dicendo che il paesaggio diventa casa e la casa diventa paesaggio. Grazie mille.